Massimo, ormai siamo, come dire, siamo immersi con questa rimetta Under 16 in questa fase finale regionale. Ecco, il bilancio dopo le prime partite. Il bilancio è positivo, siamo in corsa per un posto utile, per uno spareggio che ci può portare a Taranto. In quest'ultimo periodo la squadra ha dimostrato grinta, passione, voglia di emergere. Senza dubbio sì, il connotato principale forse è questo, la buona attività anche tecnica che Coach D'Elia ha saputo creare, ha creato una osmosi interessante, importante. I ragazzi stanno toccando con la mano una opportunità e negli allenamenti, nelle partite dimostrano di crederci. Anche perché questa fase regionale li porta a confrontarsi con altre realtà e questo è importante. Sì, le realtà sono senza dubbio molto preparate, parliamo di realtà tipo Stamur Ancona piuttosto che Virtus Bologna, ecco, proprio se dovessimo qualificarci una delle papabili dello spareggio pre-finale nazionale potrebbe essere o Virtus Bologna o Basket Alto Milanese, quindi ti dico qual è la competitività di questi raggruppamenti. Tanto mancano tre partite, conta alla mano, bisogna andare a Empoli e poi ci sono le due partite casalinghe che sono probabilmente più abbordabili. Beh, Empoli è una classica difficile per noi, in campionato ne abbiamo vinta una in casa loro e loro hanno vinto qui da noi. Nella fase successiva, in questa fase, hanno vinto in casa nostra e ora dobbiamo fargli visita. È una partita speciale per noi, è una partita fatta di tanti contenuti, spero che dimostrino anche questa volta i nostri la loro qualità. E poi abbiamo due partite in casa, quindi il 18 ad Empoli, il 22 in casa con Poderosa e il 26 in casa con San Paolo Ostiense. Questa è un po' la griglia delle partite. Quello che ci fa stare tranquilli è la grande professionalità di Coach D'Elia e la grande partecipazione dei ragazzi. Beh, Giuseppe, anche domenica Ancona ha saputo, come del resto hai scritto tu, organizzare una difesa da zona 1-3-1 impeccabile. Al secondo quarto eravamo avanti di 2 con un'attività di difesa fatta di tanto atletismo e di tante capacità dei ragazzi di sapersi modulare secondo l'avversario. E quindi secondo me quel coso in più che hanno quest'anno i ragazzi è che stanno lavorando molto sotto l'aspetto tecnico-tattico e questo secondo me in dei frangenti è come se avessero un giocatore in più. Grazie.